Non ti sei fatto niente? Non l'ho neppure sfiorato. Ma che ci fai qui? Dov'è la tua mamma? Come ti chiami? Bisogna portarlo al commissariato. Ma sei matta, non voglio mica passare dei guai. Se telefonano a casa mia, cosa racconto a mia moglie? Non possiamo mica lasciarlo qui, non vedi come sta male? Va bene, allora portiamolo all'ospedale. Sì. C'è un bambino che si sente male, venite, sì. Dottore, dottor, si svegli che c'è bisogno di lei. Che c'è? E niente, hanno raccattato un piccoletto per la strada. L'hanno investito? No, no, comunque rimbambito lo stesso. È sotto shock. Ah, sotto shock non lo so, comunque rimbambito. Andiamo. Appena l'hanno messo in macchina si è addormentato subito questo. Niente riflessi. Non capisco. Ehi, piccolino. Su, svegliati. Apri gli occhi. Su, coraggio, parlami. Dimmi come ti chiami. Non riesco a capire cosa gli sia successo. Ha la pupilla dilatata, un deficit sensitivo e il fegato molto ingrossato. Ma ho paura che i danni di questo bambino non siano solo fisici. È come se fosse immerso in un mondo di fantasmi. Non riesco a capire come si fa a lasciare un ragazzino per strada da solo in piena notte. Evidentemente l'hanno abbandonato. Povero bambino. E che è un cane che l'abbandonano per strada? Mamma. Che cosa ha detto? Beh, almeno sappiamo che ha la mamma. Hai avvertito la centrale? Sì, dottore. Manderanno una pattuglia sul posto. Ma non sarà facile trovare la famiglia. Addosso non aveva niente. E infatti, quelli che l'hanno accompagnato qui sono scappati via subito, poi. Gli facciamo un prelievo urgente. Voglio subito glicemia, azotemia ed emocromo. Ah, gli facciamo anche l'esame delle urine per controllare se ha mandato giù qualche porcheria. Se non c'è più bisogno di me, io andrei, dottore. Sì, vai pure. Devo farlo, dai, ti prego. No, no, no. Cuore. Va via, va via. Va via! Cattivo! Cattivo, va via! Non vai, non vai, non attivo, va via! Va via!
Matteo! Le analisi di quel bambino, quando me le dai? Sono quasi pronte, te le porto domani. Contenta? Ma è possibile non sai parlare d'altro? Non se ne vada, dottoressa, venga. Così finalmente scopriamo quanto ci ho rimesso a farmi scippare quel concorso d'aiuto. Grazie. Così soffro un po'. Miseria, 1.200.000 in più. Dovrei stare più attento alla carriera. Hai intenzione di ricominciare, per caso? No, so perdere. Non ne parliamo più, eh? Mi scusi. Dottoressa? Che cosa c'è? Guardi che mi deve offrire un cappuccino, eh? Dobbiamo berci sopra. Sopra cosa? Al mio ricorso al TAR per il posto di aiuto che si è presa lei, che invece toccava a me. Ieri ho parlato con il mio avvocato. Allora? Hai deciso a farmi condannare a rogo? No, gli ho detto di annullare tutto, ci rinuncio. Non mi dica che si è convinto, ha capito che tanto avrebbe perso. Ah, andiamo bene. La cosa che mi ha fatto decidere è stata un'altra. È che ora non viene più in ospedale con quelle orribili scarpe di coccodrillo. È lei che aveva torto, ma almeno ha saputo riconoscerlo. E adesso che so quanto guadagna più di me, mi offre pure un corretto. Stavolta la schedina l'abbiamo fatta noi. Una doppia e una tripla. Se ci aggiungi qualcosa di soldi, famo un'altra doppia e vinciamo di sicuro. A Spillo, che fai? Mi rubi il lavoro? Eh? Per stavolta va bene così, eh? Però fammi i mezzi, metà voi e metà io. Oh! Ma quella di soldi sono quasi tutti i nostri. Sì, vabbè. Senti, il sistema l'ho inventato io. Ma che ci ho preso per scemi? Vabbè, ma l'unico maggiorenne qua dentro so io. Ma che c'è? La responsabilità è mia. Fate piano. Lo vuoi? Guarda qui. Guarda che ti do. Il latte. Lo vuoi il latte? Lo sai che è buonissimo e fa bene? C'è anche un bel pagliaccio disegnato sulla tazza. Dai, poco poco. Balla a pagare la schedina. Novità? No, non l'ha cercato nessuno. Dottore, io ci rinuncio, non c'è stato niente da fare, non ha voluto mangiare niente. Poverino, mi fa così tenerezza, se ne sta lì muto, con gli occhi fissi nel vuoto. Sembra senza vita. Come è arrivato qui il bambino? È stato raccolto da una coppia questa notte. Se ne andava in giro da solo per strada. Niente in contrario se ci provo io. Prego, se lei pensa di avere delle armi segrete. Ma si può sapere che sta succedendo? È una gara chi strilla più forte? Ma niente, la solita schedina qua, sa come. Ah. Spillo, mi aiuti a far mangiare quel bambino? Ci ho provato, ma quello è un caso perso. Sta più di là che di qua. Io direi di provarci un'altra volta. Coraggio, diamoci da fare. Io dico, ma se questo può morire, perché non lo lasciate morire in pace? Siamo troppi. Andiamo? Ah, professore. Pure sta settimana la stessa schedina? No, sta settimana dentro il tutto per tutto. Due doppie e due triple. Ah, ecco. Sono 28 e 8. Ecco 30.000. E il resto, naturalmente... Me lo porti. E lei, Montebovi? Che non ha sentito, professore? Questa settimana lascio vincere lui. E la prossima vince lei. Magari. Così apre la clinica privata e... Tu senti? E finalmente i quattro ladri golosoni entrano nella casa del cuoco più famoso del mondo. E sai che succede a quel punto?
Succede che trovano dei dolci favolosi, tutti ricoperti da montagne di panna e cioccolata e delle crostate bellissime, larghe come le ruote di un carro. Vuoi assaggiarne un pezzetto ora? E poi com'è finita la storia dei ladri golosoni? Vuoi sapere anche tu che fine hanno fatto? È successo allora che il cuoco arriva improvvisamente a casa e li scopre proprio mentre quelli si stanno divorando tutti i suoi dolci. E allora... Visto che i suoi dolci gli erano piaciuti tanto, invece di chiamare la polizia, li ringrazia di aver rischiato la prigione per mangiare le sue torte e gli promette che ne preparerà sempre qualcuna per loro. Andiamo. Dimmi qualcosa. Girati su. Dai, piccolo, non fare così. Calmati, non è successo niente. Calmati adesso. Cerca di stare calmo. Perché ti devo sistemarla io? No, grazie, Spillo. Riuscirò a cavarmela da sola. Ho paura di non essere stata capace di conquistarlo. Lo vedo. Sarà meglio disinfettare bene. Ma no, non ce n'è bisogno. Quel bambino ha problemi psicologici seri. E quelli non sono contagiosi. Venga. È come se si fosse rifugiato in un mondo tutto suo, poverino. Chissà che cosa gli hanno fatto. Le ho detto che non ce n'è bisogno. Non faccia storie. Se brucia, ci soffiamo sopra. Mia madre me lo faceva sempre da piccolo. Ha continuato a farlo anche quando sono diventato grande. E io, per non deluderla, non mi sono mai ribellato. Mia madre ha capito che era ora di smetterla solo quando mi sono laureata. La mia non l'ha fatto a tempo. Se n'è andata prima. Mi dispiace. A me è successo con mio padre. Dopo 8 anni mi manca ancora tanto. È che il bisogno di sentirci figli non ci abbandona mai, neanche a 90 anni. Io ci penso sempre. La cosa più dolorosa quando muore un genitore è che anche tu smetti di esistere. Non potrai mai più essere suo figlio. Dottore, venga di là presto, c'è quel bambino che urla come un'aquila, sembra un matto. Che gli avete fatto? Ma niente, appena ha visto la mamma si è messo a dare i numeri. Ah, l'avete trovata? No, è lei che ha trovato noi. Andiamo. Finisca lei. Calmati, Percy, adesso ce ne andiamo, Dick, ma non ti preoccupare. Speriamo, sono qua chi dorme. E niente, questo si riesce a calmarlo, dottore. Secondo me bisognerebbe fargli entrare tranquillante. Ma quale tranquillante? È già abbastanza intossicato. Io non so cosa gli sia successo. Io non l'ho mai visto così, dottore. Venga, signora. Scusate. Signora, scusi. Luca. Luca, stai calmo. Calmo. Non devi avere paura di niente. Hai capito? Noi faremo tutto quello che vuoi tu. Solo quello che vuoi tu. Devi avere fiducia in me. Fiducia in me. Va bene. Se tu hai un problema, noi lo risolviamo insieme, mi credi? Bravo, bravo. Spillo, fallo giocare un po'. Ma quello è morto. No, sono sicuro di no. Vero? Come ti chiami? Luca si è trovato in mezzo a tanta gente che non conosce. Ho detto alla signora Bonelli che se vuole può portarsi a casa il bambino. Verrà a ritirare le analisi quando saranno pronte. Mi dispiace, ma il bambino rimane qui. Ma dottore, ma Luca ha bisogno di me, ha bisogno di tornare a casa sua.
Ma non ha visto com'è spaventato? Appunto. Dottore, lei fa un errore enorme. Luca si è sentito solo abbandonato. La signora aveva lasciato ad una babysitter suo figlio. Doveva assentarsi per questioni di lavoro. Luca deve essersi svegliato durante la notte e, non trovando la madre, si è alzato ed è uscito a cercarla. La ragazza dormiva, non si è accorta di niente. Luca era in preda a una forte sonnolenza. Mi sa dire perché si trovava in quello stato? Io non lo so. Non gli è mai successo così, glielo giuro. Suo figlio verrà dimesso solo quando saremo sicuri che non corre nessun pericolo. A meno che lei non se ne voglia assumere la responsabilità. Ma io non glielo consiglio. Ha il fegato molto ingrossato. Senza il risultato delle analisi sarei un pazzo a farlo uscire di qui. Domani a scuola. Va bene. Un altro. Ciao. Aspetta. Ciao. Oddio, mamma. Mi fai fare una figuraccia. E dai, ciao. Te l'ho già detto. Ciao, Serena. Ciao, Susanna. Come stai? Bene. Ciao, Mimmo. Ciao, Serena. Hai visto papà? Non lo so, dovrebbe stare in giro, guarda un po'. Serena! Ciao, Spillo! Ciao. Hai visto papà? Che qua non c'è, dovrebbe stare di là. Vieni, ti accompagno. Lo vedi, questo qui è il capo, sta attento a te, eh? Ciao, Angela. Ciao, Paolo. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Ce l'ha ancora con me? E perché mai? Solo perché mi ha scavalcato ancora una volta, contraddicendomi davanti alla madre di un bambino, per un motivo così sciocco. Mi dispiace, ma secondo me quella ragazza non fa altro che riempire il figlio di psicofarmaci. Anche ammettendo che abbia ragione, resta il fatto che ormai decide senza consultarmi, neanche per sbaglio, e questo è inaccettabile. Lasci, faccia da sola! Comunque anche lei aveva già deciso, prima di consultarmi. Credevo che fosse d'accordo con me. Veramente io le ho fatto capire che non ero d'accordo per niente. E mi dispiace d'averlo detto davanti a quella ragazza. Non ho mai conosciuto nessuno che riesce ad essere odioso come lei. Un vero talento. Ma andrà avanti ancora molto con questa stupidaggine. Non ho intenzione di sopportarla ancora, dottor Magri. Sono stanca del suo modo di fare. Lei prima mi ignora, poi dice che le dispiace. Adesso che me la prendo per delle stupidaggini, vorrei ricordarle che per fortuna non esiste. Almeno è stata zitta un attimo. Oh, tu non hai visto niente, ok? Niente, se no qua ci rimetto il posto. Serena, ma che fa? Perché scappi? Vai ad andarmene a casa, lasciami. Ma che sei scema? Fatti cavo di tuoi. Mica tuo padre si è fatto prete. Stai zitto, non capisci niente. Chissà dove ho lasciato la mia agenda. Lei l'ha vista per caso, è un'agenda blu. No. Ah, trovata. Sa una cosa strana? In questo reparto noi due siamo gli unici che ancora non si danno del tuo. Non le sembra ridicolo? Per me non c'è nessun problema. D'accordo, diamoci del tuo, se vuole. Porca miseria, io devo scappare. Mia figlia sarà già arrivata, mi starà cercando. Magri.
Anche se adesso ci diamo del tu, cerca di non scavalcarmi la prossima volta. Ancora? Ah, già ricomincio. Però prima di andarmene voglio dare un'occhiata a quel bambino. Ah. Ciao, Serena. È muto che aspetti. Ciao. Ciao. Che l'hai fatta arrabbiare tu? Io? Oh, ma dico, oggi ce l'avete proprio tutti con me. Che succede, Serena? Non sono fatti tuoi. E poi, non chiamarmi Serena. Io non ti conosco quasi. Ma che sei impazzita? Chiedi immediatamente scusa alla dottoressa. No. Ti ho detto di chiederle scusa. Serena, aspetta! Ma che le è successo? Non capisco. Strano. Tu li capisci sempre, i bambini. Sì, ma quelli degli altri. Ah, senti, ci pensi tu a quel bambino? Sta tranquillo. Bene, la ringrazio. Ti ringrazio. Ciao, a domani. Domani volevo portarmelo via. Dottoressa, lei mi aveva detto che... Sì, però è meglio avere un po' di pazienza. Il dottor Magri ha ragione. Prima di decidere di dimetterlo, aspettiamo il risultato degli esami. Ah, se passa la notte qui, si rivolga alla caposala per qualunque cosa. No, no, grazie, non mi serve niente. Però domani vorrei portarlo a casa. Faremo il possibile, mi creda. Buonanotte. Buonanotte. Grazie. Si può sapere perché hai trattato così la dottoressa Mancinelli? Allora? Mi sta antipatica. Perché, scusa? Perché è una fanatica. Crede di essere la donna più bella del mondo. E invece c'ha un sacco di difetti. Davvero? Non me ne sono accorto. Lo so. Guarda, sta pure con i vecchi. Serena, oggi non ti sopporto proprio. È stata una giornata faticosa. Mi dispiace che tu sia stanca. Mi sa che devo cominciare ad essere geloso di quei bambini. Mi ti stanno rubando. Uno di questi giorni ci regaliamo una serata tutta per noi. Angela. C'è qualcosa che non va? No. No, te l'ho detto, sono solo molto stanca, nient'altro. Ti amo. È una frase banale, ma è la più vera che posso dirti in questo momento. Anch'io ti voglio bene, Filippo, tanto. Dovresti saperlo. Forse avresti bisogno di una donna più espansiva di me, di una donna che te lo sappia dimostrare di più. Sei perfetta tu. Ah!
Ciao, mamma. Ciao. Vuoi mangiare subito? No, grazie, ora non ho fame. Che stai leggendo? Musil, l'uomo senza qualità. Non l'avevi mai letto? Quando l'ho letto la prima volta avevo 20 anni. Non immaginavo niente di quello che doveva ancora avvenire. Mi andava di rileggerlo e l'ho fatto. Però, secondo me faresti meglio a leggere qualcosa di meno deprimente. Quando ti deciderai a finirlo? Non lo so, non ne ho nessuna voglia. Vieni. Ti prego, mamma, finiscilo per me. Ta-da! Ecco la colazione per la signorina. Non è possibile che a 10 anni tu ancora non sappia far salire un termometro. Ma io sto male. Stai buona, adesso vi faccio vedere come si fa. Dunque, prima di tutto si riporta al minimo, 35. Poi si strofina sul braccio fino a raggiungere 37 e mezzo, massimo 38, se no non ci crede nessuno. Ecco, guarda, fai colazione, se no facciamo tardi a scuola. 41? Papà, ma sei un sola? Ciao, cucciolotta. Ciao. Falla brava, eh? Ciao. Ciao. Ciao, papi. Ciao. Salve. Dottore. Ciao, Rondino. Ciao, Paolo. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Hai fatto pace con tua figlia? È stata nervosa per tutta la serata. E anche stamattina era un po' strana. Io credo che ce l'abbia con me. Forse è soltanto un po' gelosa. Cosa stai facendo qua? Dove stanno gli altri? Cammina, cammina. Spillo! Oh, Federica ti sta cercando. È in sala medici. Bohème. Teatro dell'opera. Che fortuna, io ci ho provato. Anch'io, mi era tutto esaurito. Me l'hanno regalati. Il figlio del primo violino. È entrato ieri. Ciao, Beppe. Ciao. Oh, io ci provo con Susanna. Che dici? So qualche esperienza? Vai, che è la volta buona. Non ci sono buone notizie, Paolo. Il bambino è completamente intossicato dagli psicofarmaci. Ha tutti i valori epatici alterati. E questo è niente, guarda qua. Era in acidosi. Ipotermico, collassato. Luca non ce l'avrebbe fatta ancora per molto. È stato distrutto anche a livello fisico. Meno male che non l'abbiamo dimesso. Avevi ragione tu. Vabbè, io vado allora. Vengo via anch'io, devo scendere in laboratorio. Sei libero stasera? No, stasera non posso. C'è mia figlia da me. Vabbè, sarà per un'altra volta allora. Grazie per avermi dato ragione.
Ma non c'era bisogno di dirlo davanti a tutti. Ma non parla mai con nessuno. È muto. Luca è piccolo. E i bambini piccoli parlano poco. Parla poco, ma morde bene. Hai già deciso come chiamarlo? Beh, aspettavo la diagnosi per pronunciarmi. Però Dracula non andrebbe tanto male. Dottore, dottoressa. Che ci fai qui? Guarda che c'è l'urologo che ti sta cercando. Vai, fila. Allora, come andiamo, Luca? Sta molto meglio. Sono stata con lui tutta la notte e credo che abbia superato lo shock. Tra un paio d'ore comincia a fargli una glucosata al 10%. Sì, va bene. Sei d'accordo con la terapia o vuoi aggiungere qualcosa? No, va benissimo, naturalmente. Le vorrei parlare, signora. Certo. Non è vero. Non è vero. Io non ho mai dato degli psicofarmaci a mio figlio. Lei non può accusarmi di una cosa di questo genere. Forse è stata la babysitter, ma io non l'ho mai fatto. La smetta di fare la commedia. Le analisi parlano chiaro. Sono sua madre. Non potrei fare questo. Anche lei, dottoressa, non mi crede. Beh, io credo, signora, che l'evidenza non si possa negare. Sei tanto sicura di quello che afferma? Mi faccia vedere le braccia. Mi lasci stare! Mi lasci stare! Lei non ha il diritto di... Lei è giovane. Ha ancora tutta la vita davanti a sé. Basta solo che lo voglia davvero. E riuscirà ad uscirne. Deve farlo, almeno per suo figlio. Sì. Per lui. Luca è tutto quello che ho, credetemi. Io una volta sono stata felice. Quando il papà di Luca era ancora vivo. Poi è finito tutto. La solitudine mi faceva troppa paura. E allora ho preso il primo che mi ha fatto credere che avrebbe avuto cura di me e di Luca. Cura di me. È stato lui a mettermi la prima siringa in mano. E non solo. Guardate. Perché allora non lo denuncia? Ho provato a lasciarlo, ma io ho bisogno di lui. Per continuare a drogarsi? E imbottire Luca di psicofarmaci? Glieli davo solo quando piangeva. Lui quando mi vedeva stare male piangeva e io non volevo vederlo soffrire. E allora gli ho dato qualcosa per tenerlo calmo. Lui continuava a piangere e ho continuato a dargliene. E così adesso non dice più nulla. Vive come in un incubo, giorno e notte. Mi faccio schifo. Non valgo niente. Povero amore mio. Come ti chiami? Marisa. Senti, Marisa, mi dispiace,
ma devi prepararti ad aiutare tuo figlio in un modo che ti sembrerà difficile. Luca può guarire, ma una volta guarito, noi non potremo ridartelo fino a quando anche tu non sarai uscita dal tuo problema. Se tuo figlio dovesse assumere altri barbiturici, morirebbe, lo capisci? Insomma, noi dobbiamo avvertire il giudice tutelare, perché il bambino è a rischio. Oh, vi supplico, non toglietemelo. Io smetterò, sono sicura questa volta di farcene. Ve lo giuro, io non mi bucherò più. Non sto mentendo. Se voi me lo togliete, per me è finita. È finita. Io m'ammazzo. Io mi faccio una dose e m'ammazzo. Che ci sto a fare al mondo se non ho neanche Luca? Che gelida manina, se la lasci riscaldare. E poi ci sono scenografie grandiose, costumi, navi volanti, elefanti. Dai, è possibile che non sei mai stata all'opera, su. E tu sei sicuro di esserci stato? Ma stai scherzando. Magri mi ci ha trascinato due volte a Caracalla, due volte. Prendere il fresco. Senti, Susanna, io domenica voglio uscire con te, come te lo devo dire? Proprio mentre sto mangiando. Beppe, scusa, posso parlarti un momento? Certo, mi scusi un attimo? Ho bisogno di chiederti un favore. Dovresti controllare la mamma di quel bambino, Luca. Io devo correre a casa. Problemi in famiglia? Non lo so, ma ho paura di sì. Vai, vai. Susanna? Dov'è? Adesso è nel salone. Non so se ho fatto bene a chiamare, ma io non l'ho mai vista così, la signora. Mamma, ma che stai combinando? Cantavo, che cosa c'è di male? Hai bevuto tutto questo champagne da sola? Mi sentivo triste. E poi avevo bisogno di rumore. Angela, il fatto è che questa casa è troppo silenziosa, è troppo grande, è troppo isolata. E poi sarà che sto invecchiando. Di, hai preso anche qualche pillola? No, niente medicinali, sta tranquilla. Lo sai, Angela, che cosa ho pensato? Di cosa avrei veramente bisogno? Che in questa casa ci fosse un nipotino. Almeno avrei qualcosa da fare. E così mi sentirei meno inutile. Che ci sto a fare io qui? Che cosa ci sto a fare qui? Quando la smetti di dire tante sciocchezze? Tu dici che la vita non ha più senso, ma... Anche se papà... Non so come dirlo. La vita va avanti comunque. Tu vuoi che mi trovi un fidanzato, vero? E perché no? Sei sempre una bella donna, lo sai? Questo chi? Sei tu? E questa? Sono io. E la mamma? Mamma? Perché lo rovini? Era così carino. A me sembravano due vampiri dell'inferno. Sparisci, Spillo? Ognuno ha i suoi gusti. E se lui piace l'inferno? Te ne vuoi andare? Ok, chi dice niente?
Buongiorno, signore. Buongiorno. Come sta oggi, Luca? Bene, mi sembra che vada molto meglio. Veramente volevo ringraziarvi per tutto quello e che... E di che cosa ci vuole ringraziare? Non c'è proprio niente di cui ci debba ringraziare. Certo, però io mi rendo conto che voi state correndo un grande rischio. Noi stiamo solo curando un bambino, al quale è stata somministrata un'errata terapia a base di tranquillanti. Una pericolosissima terapia. Noi stiamo solo facendo il nostro dovere, nient'altro. Stavolta ci arrestano. E perché? Finché sta qui il bambino non corre pericoli e in più possiamo verificare se la madre ce la fa o no. Qualunque cosa succeda, siamo sempre in tempo a... Qualche problema? No, perché nessun problema. A proposito, il bambino intossicato come sta? Si è capito che cosa gli hanno dato? Sì, la madre credeva che gli psicofarmaci si potessero dare ogni sera al posto della camomilla. Già, quanti guai combina l'ignoranza. Non sarebbe caso di fare una denuncia, no? È primaria. Beh, ci vediamo. Beh, brava. Non pensavo che ne fossi capace. Neanch'io. A posto? Sì, grazie. Luca, come va? Va bene, grazie. Buonanotte, Spillo. Tutto sotto controllo. Caso mai ti sveglio io. Ok, allora. Buonanotte a tutti. Buonanotte. La mamma va a fare la pipì. Ma tu non ti preoccupare. Io torno subito. Non ti preoccupare. Oh.
Ecco il caffè. Ci da mettere lo zucchero, eh? Grazie, Diego. Guarda chi c'è. Luca. Mannaggia. Luca. Luca. Che cosa succede? Dov'è la mamma? Mamma. Mamma fa pipì. Mamma piange. Mamma strilla. Riportalo a letto e rimani con lui. Sono buona e cara, ma non sono stupida. Che cosa stai combinando? Che cosa stai combinando? Che cosa stai combinando? Stai vaffanculo! Bene, sorella, arrivo subito. Mi dispiace, dottore. Mi dispiace tanto. Adesso che cosa succederà? Domani deciderà il primario. Comunque, senza un aiuto, lei da sola non può farcela. Mi leveranno il bambino. Si calmi, si rilassi. Per adesso pensi solo a riprendersi. Andiamo. Ma tu già lo sapevi. Se le avessimo tolto il bambino avrebbe di sicuro fatto qualche sciocchezza. Madonna mia. Pensa a quello che dirà la Mancinelli. Non ci credo, d'accordo anche lei. E magari pure Montebovi. Se glielo dici ti spezzo le gambe, eh? Attenzione. Ma avete proprio deciso di rovinarmi la domenica, eh? Nessuno che si era accorto che era una tossicodipendente. Nessuno? Ma di quel bambino se ne è voluto occupare Magri. Questa volta il tuo intuito ha fatto cilecca. Non ci voleva molto per accorgersi che era una tossica. Ero presente anch'io, quindi la responsabilità è soprattutto mia. Questa volta non posso congratularmi con lei, dottoressa. Ma non possiamo indagare su tutti i genitori. Anche se avessi avuto un sospetto, che facevo? La prendevo con la forza e le scoprivo un braccio. Tu vieni con me, eh? Per il momento abbiamo finito. Io comunque questa volta non t'ho capito, Paolo. Ho pensato che togliendole il bambino le avrei levato anche l'ultima ragione per smettere di drogarsi. Avrebbe sicuramente fatto qualche stupidaggine, pericolosa per lei e di conseguenza per il bambino. E così la stupidaggine l'hai fatta tu. Sì. Questa volta hai esagerato, Paolo. Io comunque devo avvertire il tribunale dei minori. Lo so. La madre di Luca è sparita, sparita. E si è anche portata via il bambino. M'ha preso in giro, dottore. Sono stato un ingenuo. Aveva dato generalità false. Falso cognome, falso indirizzo. Sparita. Chi li trova più? M'aveva detto, il documento adesso non ce l'ho, glielo porto domani. Io m'ero fidato. Ecco com'è andata a finire. Stavolta abbiamo sbagliato.
Dovevamo capirlo che prima o poi l'avrebbe fatto. Ma almeno si può sapere quella notte il bambino dove è stato ritrovato. Certo, in via dei Giochi Olimpici, di fronte a un Luna Park che fiancheggia la strada. E adesso che pensi di fare? Voglio andare a cercarlo. Secondo me in quello stato non si era allontanato molto da casa. È come cercare un ago in un pagliaio. Lo so, ma non ce la faccio a star qui senza far niente. Quel bambino è in pericolo. Voglio venire con te. Non c'è bisogno. È stata anche colpa mia. Va bene, andiamo. Sai che abbiamo un'altra cosa in comune oltre la lirica? E cioè quale? Stai cominciando a fare delle fesserie anche tu. E a crederci. Già, ma ho tutte le intenzioni di smetterla subito. Io ci ho provato, ma non ci sono mai riuscito. Ogni volta c'è qualcosa che mi trattiene. Io non riesco a non partecipare alla sofferenza degli altri. Entro in ansia. E questo a un medico non dovrebbe mai accadere. Sai perché sei così bravo a curare i bambini? Perché hai la stessa sensibilità. Ti immedesimi in loro. E sei anche contagioso. Radio Baccano, mondo cristiano. Segnale orario, colonna sonora di questo scenario di guerra. Un suono distorto, un uomo incazzato e che non è Dimmi chi è quello. Chi è quello? Me lo vedi sì o no? Per me, Duca, che ha curato Luca? Avevi detto che non gli avevi dato né il nome né l'indirizzo. Ma io non gliel'ho dato. È venuto qui da solo, io non gli ho detto niente. Diceva la verità, no? Amaro, scendi, va, vi a vedere che hai fatto. Che è successo? Vi a vedere che ha fatto, va. Vieni. E che ho fatto? Ma devi andare alla creatura. Io? Sì. E come? Facendo ritromaccia, hai visto? Guarda che io stavo fermo. E invece no, te sei mossa. Adesso come la mettiamo? E come la mettiamo? Ma mettiamo che paga, capito? Oh, ma certo che paga. Ci fai scommetti. Ma state zitta. Forza! Hai capito? Che te ne devi andare, eh? Sta buono! Hai capito sì o no? Sta buono! Te ne devi andare, te ne devi andare! Andiamo via! Andiamo via! Mi sa che è meglio! E vattene! Andiamo qua! A Davide, fai il tagliato! Ce penso io! Davide, fai vedere un po'! Ehi, hey, dai! Oh. Guarda che mo' cammina di più! Retta, non ci ancora stai qua! E dai! E dai! Gomma! E voi, capo! E voi, mo! E dai! Ah. Go, go, go!
testa, si sente niente, dai. Che se la Juve pareggia facciamo 12. Riprendo la linea a calcio di rigore in favore della Juventus. Ecco che parte il tiro, la palla in rete. E vai! E vai, 12! Vai! 12! Adotto, se rimane così fino alla fine abbia fatto 12, guardi qua. Un sistema da 36.000 lire. Se vinciamo mi compro un videogioco a cristalli liquidi, grande così. Mi accompagni a comprarlo? Certo che ti accompagno. Quanto manca alla fine? 5 minuti, dottor. Ultimi 5 minuti di passione. Non sedere mo' una foglia. Fermi. Paralisi completa. Auguri, eh. L'Udinese che fa? Perde. Che ti pareva? Pronto? Sì, un attimo. Dottor Magri, una telefonata per lei. È urgente. Pronto? Il dottor Magri, per favore. Sono io, chi parla? Sono Marisa Bonelli, la mamma di Luca. Adesso dove sei? No, non posso. Non posso dirglielo. Senti, Marisa, senti. Se vuoi veramente bene a tuo figlio, lo devi riportare qui, da noi. Ma non ce la puoi fare da sola. Ti prego, dimmi dove sei. Io non posso perdere il mio bambino. Non lo perderai, sarà solo per qualche giorno. E facendo così che rischi di perderlo per sempre. No. Io devo andare adesso. Non posso, no. Marisa, fidati di me, di noi. Marisa, promettimi che ci penserai. Grazie, ci penserò, ma spero di farcela da sola. Stia tranquillo, dottore, io ce la farò. Volevo solo ringraziarla, ecco, grazie. Arrivederci. Aspetta un momento, aspetta. Almeno prenditi il numero del mio teledrin. Ce l'ho sempre con me. Mi puoi telefonare a qualunque ora, anche di notte. Sì, va bene, me lo scrivo. Dica. 168-608-9154. Grazie. Guarda che me di Montebovi non me ne importa niente. E allora dai, tu stacchi alle 8, io ti porto a casa tua, tu ti fai bella, ancora più bella e usciamo. Senti Peppe, io stasera esco con te, ma ad una condizione. Quale? Che non mi porti a vedere la Bohème. Ma chi se ne frega della Bohème, sai che palle? No, scegli tu, facciamo quello che vuoi tu. Io ti passo a prendere alle 9, qualsiasi programma, sono disposto a tutto. E in più facciamo felici due persone. Paolo, ho una sorpresa per te. Per voi. Beh, chi sono quelle facce? Ha telefonato la mamma di Luca, ma non sono riuscito a farle dire dove sta. Ah, peccato. Qual è la sorpresa? Ti ricordi quei due biglietti? Noi non li usiamo, abbiamo altri progetti. Grazie. Hanno fatto 13! 13! L'avete fatto davvero! Spillo! Hai vinto! Guardi! Che bravo! Bravo! Da domani cambia tutto qua! Che da nuovo! Così mi metti un po' di soldi adesso, eh! Posso entrare? Sì, certo. Ancora non sei pronta, ma sono 2 ore. Faccio in un momento. Carino. Non è meglio se prendo un taxi? Va a finire che tu perdi l'opera e a me fai perdere l'aereo. No. Mi fa piacere accompagnarti. Devo solo infilarmi questo vestito e poi scendo subito. Sei sicura di aver preso tutto? Certo. E il regalo per la nonna l'hai preso? Lo stavo dimenticando. Ti aspetto di sotto. Sì.
Porca miseria, la cravatta. L'avevo tirata fuori, ma dov'è finita? Cucciolotta, che hai visto la mia cravatta? No, no. E tua madre, che ancora non arriva? Speriamo. Che hai detto? Niente, niente. Ecco, è arrivata. Clara, anche tu però, mezz'ora di ritardo. E dovevi avvisarmi prima, più presto non ho potuto. Guarda che mi sono scapicollata. Scusa, scusa. Oh, amore mio, hai un papà scombinato, completamente scombinato. Dammi un bacio. Beh, e cos'è sto muso? Niente. Come niente? Niente. Pure il profumo. È acqua di colonia? Beh, è uguale. Serena, dai, andiamo a prendere lo zaino. No. Perché? Voglio stare qui. Aveva detto che vedevamo il film alla televisione. Ma il papà deve uscire. Io resto sola. I pacchi erano questi. Restavo qui ad aspettarlo. Serena, ci manca solo che, già sono fuori tempo massimo. Bella figura ci faccio. Resto qui, ormai sono grande e poi voglio vedere il film. Vieni un attimo di là che ti devo parlare. Un minuto. Ma davvero non ce la fai a capire che non riesce a vederti schizzare via dietro quella dottoressa? Non è abituata, non l'hai mai fatto. Guarda che io vado all'opera e a mezzanotte sto a casa. Ma per lei è la stessa cosa. E va bene, non vado da nessuna parte. Tanto ormai è troppo tardi. E poi non ce la farei ad andare via così. Ma no, basta che capisca che non sei completamente impazzito. Ci penso io. Senti, Serena, ho pensato che tutto sommato la bohème non è così importante, va bene? No, tu ci volevi andare e adesso ci vai. Ciao. Ciao. Scusami, mia madre doveva partire per Heidelberg. Io ho avuto l'infelice idea di accompagnarla in macchina all'aeroporto. Ho parcheggiato in sosta vietata e il carattrezzi l'ha portata via. È tanto che aspetti. No, no, sono appena arrivato. Purtroppo ho avuto un problema con mia figlia. Allora, che facciamo? Andiamo lo stesso? Il teatro è un po' lontano. Quando arriviamo, l'opera... No, ancora. Allora perché non andiamo a mangiare? La bohème la vedremo un'altra volta. Sì, va bene. Ma dove andiamo? Dove vai tu di solito? Beh, veramente, dove vado io? Vestita così non ti fanno neanche entrare. C'è un ristorante là, mi sembra carino. Vogliamo provare? Io proverei. Anch'io. E così tutte le estati mi portavano in Germania dai miei nonni. Avevano una bellissima casa su un lago, un posto circondato dai boschi. No, aspetta un attimo, se no non ci capisco più niente. Insomma, in Germania, quando ci sei tornata? Dopo. Finito il liceo sono andata in Germania e lì ho fatto l'università e mi sono specializzata. Insomma, questa è la mia vita. È stata molto più tranquilla della tua. Nessun matrimonio, nessuna separazione, nessun figlio. Però un uomo ce l'hai. Se no, quello che ti viene a prendere all'ospedale chi è? Il tuo autista, chi è?
Filippo è l'uomo più buono e sensibile che abbia mai conosciuto. Filippo, eh? E adesso dove? È dovuto andare per lavoro in America. Fa l'architetto. Ah, fa l'architetto in America. Bravo. Scusate, signori, dovremmo chiudere. È quasi l'una. Mi dispiace. È passato il tempo proprio, eh? Ci porta il conto? Grazie. Ti ricordi quando c'era la moda della coppia aperta? È lì che è cominciato il disastro. Clara, mia moglie, era troppo giovane. Aveva preso il matrimonio come un gioco. Io invece ero troppo serio per giocare. Forse anche un po' noioso. O forse è stato perché ero troppo preso dai bambini malati. E Clara era troppo possessiva per poterlo sopportare. Perché ridi? Che stai pensando? No, niente. Stavo cercando di immaginare come può essere la casa di un medico che porta scarpe di coccodrillo. Spero che non ti faccia lo stesso effetto delle scarpe. Vieni, accomodati. Grazie. Orribile come le scarpe. No, no. Bella. Anzi. Un po' severa. Teutonica. Deve essere l'impronta di famiglia. Io sto di sopra, mia madre è di là. Bohème. La Callas, l'edizione migliore. C'ho anch'io. Posso? Certo. Preparo qualcosa da bere. Thank you.
Sai una cosa? Credo proprio di essermi innamorata di te. È grave. No. Solo che... Solo che la cosa non ti riguarda, è così? Non è così. È che io... Io non cerco una storia impegnativa. Ho già una vita troppo complicata. Non c'è bisogno che mi fai una conferenza. Ho capito. Ho capito benissimo. Mi dispiace davvero. Ma sono fatto così. Che significa così? Stasera ti ho raccontato, sì, ti ho fatto il riassunto della mia vita. Ma ho tanti di quei problemi. Io non voglio iniziare questo rapporto con te. Perché poi non sarei capace di interromperlo. Tu mi conosci. Non so fare le cose a metà. Non preoccuparti, Paolo. In fondo è stato meglio chiarire subito tutto. Anche per me sarebbero andate in crisi molte cose. Probabilmente anche troppe. Hai ragione tu. Sarebbe stato troppo complicato. Pronto? Sono il dottor Magri. Sì, certo. Mi dia l'indirizzo. Non faccia niente, eh? Arrivo subito. Dottore, venga. Buonasera. Marisa è di là. Il bambino? È sul divano del salotto, si è addormentato. Prego.
Stai calma, fammi sentire il polso. Non ce la faccio più. Non resisto. Mi faccia qualcosa, la prego, ma faccia presto. Adesso ti farò un'iniezione e ti sentirai subito meglio. Hai fatto bene a chiamarmi. Non me l'aspettavo. Sei stata coraggiosa. Adesso coprati. Respira profondamente e lentamente e vedrai che a poco le contrazioni diventeranno più deboli. Io vado di là, voglio vedere Luca. Luca aveva una piccola ferita in fronte, io gli ho messo un cerotto. Come si è ferito? Non lo so, non lo so. Quando sono arrivati qui Marisa era già in astinenza e non sono riuscita a capirci nulla. Aveva soltanto una cosa in mente, quella di chiamare lei. Me lo ha ripetuto in continuazione. Chiama il dottore, chiama il dottore. Venga. Qui non c'è. Non so. Luca. Ciao. Ti ricordi di me? Il dottore dell'ospedale. Eravamo diventati amici. Luca. Io non voglio farti del male. Qui si sta bene, vero? Non ci sono quelli che fanno star male la mamma. Non si sente più niente. La mamma non grida più, non piange più. Mamma è stata brava. Ma lo sai perché? Perché ti vuole bene. E anch'io te ne voglio. Tanto, tanto. Stasera voleva fare un buco anche a Luca. Io gliel'ho impedito. Io mi sarei fatta anche ammazzare, ma Luca non lo doveva toccare. Allora ha cominciato a picchiarmi. E Luca cercava di difendermi, poverino. Allora lui gli ha dato una spinta. Gli ha fatto male. In quel momento ho capito che avrebbe distrutto anche lui se non fossi riuscita a fuggire. Non lo doveva toccare, Luca. Non doveva. Sei stata bravissima. Lo hai salvato. Adesso Luca dorme. È al sicuro. E anche tu sei al sicuro. Dottore, io te lo porto a te il bambino. Te lo consegno. Mi faccio curare, faccio tutto quello che devo fare, però tu dopo il bambino me lo riporti. Quando sarò guarita me lo restituirete. Non è vero? Sì, è vero. Stai tranquilla. Lo riavrai e starete sempre insieme.
Adesso che Luca è al sicuro, io lo voglio denunciare quel bastardo. Non ne deve trovare un'altra come me. Non deve rovinare più nessuno. Com'era l'opera? Piacevole? Divertente? Non ci sono più stato all'opera. Ma pensa che me l'ero immaginato. Sono le 6. Potevate mettervi a letto, no? Serena voleva aspettarti e io pensavo di dormire a casa mia. Dobbiamo svegliarla. No, lasciala qui, ci penso io. Io vado. Non capisco più niente. Scusami, Clara, mi dispiace. Ma è stata una notte complicatissima. Senti. Almeno non venirlo a dire a me. Mi dispiace di aver fatto così tardi. Lasciami dormire, c'ho sonno. Non vuoi sapere cosa mi è successo? No. Qualche giorno fa mi ero perso un bambino. E questa notte finalmente sono riuscito a trovarlo. E quella dottoressa stava con te? Lo sai? Stanotte ho scoperto di avere solo due grandi amori. I bambini malati e una ragazzina che si chiama Serena. Ho capito che non c'è posto per nessun altro. Davvero? Sì, davvero, proprio così. Ho capito che non c'è posto per nessun altro. Rock metallico a 20.000 watt sparato per 3 ore. Poi lei mi dice, no, rimaniamo, guarda, rimaniamo perché magari riesco a strappare un autografo, no? Rimaniamo. Altre 2 ore. Finalmente riesco ad uscire e che trovo? Che mi hanno fregato la ruota del vescovo. No. Sì, qua abbiamo attaccato a pieno. Altre 2 ore, io l'ho distrutto. Lei è furiosa. La notte è bianca, notte di frustrazioni, va. Logico. Scusa, Magri. Che c'è? Stamattina è venuta la mamma di quel bambino, la tossica, ha riportato il figlio. E allora? Allora, mi ha raccontato tutto. Ti posso dire che sei un gran figlio di puttana? Sto anche pensando di denunciarti, lo sai? E lo farai? No, credo di no, perché ti licenzierebbero. Poi non saprei più con chi incazzarmi avendo ragione. Logico. Ciao Angela. Ciao Beppe. Ciao Magri. Ciao. Ma questo è il risultato della bohème? Non sono stato all'opera. Sono andato a casa sua. Cosa? Sta zitto, vai, finita peggio del concerto rock. Spillo. Che è quella faccia? Non avevi vinto il totocalcio? All'ultimo minuto la Salernità l'ha pareggiata. Abbiamo fatto solo 12. Ai 12 prendono 112.000 lire, che diviso per tutti quelli che hanno partecipato, meno le spese, fanno 8.000 lire a testa. Che Angela
Ha dato per il giocattolo a quel nano là. Spillo, consolati. Io e Paolo ti facciamo entrare nel nostro club, il club dello sfigato. L'iscrizione fa 8.000, poi i soldi glieli dai a lui, eh?